dunque sta per avere inizio questa Supercoppa, seconda edizione della Supercoppa. Di fronte Sampdoria-Inter sarà la formazione della Sampdoria in maglia bianca a dare il via alle ostilità. Tutto è pronto, vedete il pallone che staziona sul centro del campo, sul dischetto l'arbitro il signor Carlo Longhi. Ribadisco ancora che la Samp schiera Pagliuca, Mannini, Invernizzi, Pari, Vierkovut, Catanez, Lombardo, Sereso, Vialli, Mancini e Dossena, con Sereso, maglia numero 8, che fungerà da libero. L'Inter risponde con Zenga, Baresi, Breme, Matteoli, Bergomi, Verdelli, Bianchi, Berti, Morello, Cucchi, Serena. Brevemente alcune note statistiche. Le due formazioni si sono affrontate in campionato 75 volte, 44 vittorie dell'Inter, 22 i pareggi e 9 le vittorie della Sampdoria. Si gioca, si fa per dire, in campo neutro, perché Milano, come sapete, è la sede della Lega Nazionale Calcio e questa Supercoppa è indetta appunto dalla Lega Nazionale Calcio. Vediamo subito un'azione d'attacco della formazione blu cerchiata, palla che è stata conquistata da Andy Breme. Vediamo ancora Breme, palla per Berti, la palla è buona, Morello che cerca ancora Berti, e Berti forse non si accorge di essere completamente solo, non stoppa la palla e mette fuori di testa. Comunque splendida azione d'attacco dell'Inter. Rivediamo appunto le partenze di questa azione. Berti propone soprattutto il passaggio, lo chiede e ci va. Vedete che però è partito con l'intenzione di colpire a rete, immediatamente ha messo fuori. Direi che l'arma pungente di quest'Inter può essere veramente Berti, che fa degli inserimenti improvvisi e molto pericolosi, sempre in profondità. Ed è Matteoli che va al cross, il colpo di testa è di Serena, la parata facile di Pagliuca. Diciamo che l'Inter, oltre alle azioni pungenti di Berti, può sempre ricordarsi di avere un Serena che nel gioco aereo può impensierire qualsiasi difesa. Mannini, pure lui ex Comasco, sono tantissimi gli ex giocatori del Como. Parliamo anche di Matteoli, che serve molto bene Cucchi, vediamo se ce la fa. Cucchi alle prese con Pari, lo dribbla in un paio di occasioni, la palla è splendida per Bergomi, grandissima azione dell'Inter che non è ancora paga di questa situazione. C'è la botta di Baresi e poi Vierkovod, il pubblico si infiamma, una splendida azione che vorremmo ovviamente rivedere, ma non è finita. Purtroppo siamo costretti a continuare a raccontare questa azione che sembra non termini mai, ma poi c'è il fallo, vedete, di Breme ai danni di Lombardo. Rivediamo ancora l'azione, Roberto. Eccola qua, c'è stato un dribbling e contro dribbling, poi quando si è visto contrato, molto bravo, ha dato questa palla invitantissima a Bergomi, che come vedete ha schiacciato la palla, l'ha un po' strozzata. Vedete che Cucchi non è forse un mostro sullo sprint, pare era in grosso recupero, quindi lo ha ripreso e gli ha impedito di andare solo, però diciamo che Cucchi aveva recuperato molto bene il tutto con questo servizio del compagno, che calcia in modo sporco permettendo a Pagliuca questa respinta che sfortunatamente per l'Inter non cade sui piedi di un nerazzurro. Prova Berti. Berti che chiama in causa Morello, vediamo Morello, ce la fa Morello, che dovrebbe tentare la soluzione personale visto che Cucchi era terminato in fuorigioco. Prosegue ancora Morello e Vialli che lo ostacola, e poi Morello sbaglia il retropassaggio per Breme, palla che termina in fallo laterale. È stato Morello l'ultimo giocatore a toccare, hanno giustamente motivo di protestare i giocatori della Samp, ed ora c'è un calcio di punizione per un fallo ancora di Catanez ai danni di Matteoli. Si riparte dunque con un calcio di punizione a favore dell'Inter dopo questa bella azione in contropiede della squadra di Giovanni Trapattoni che vediamo inquadrato. Trapattoni che vive sempre la partita, molto bella anche questa volta, mi è passato Morello, a parte un po' forse una botta che fosse arrivata un po' con il fiatone, cioè non aveva quella brillantezza di andare via a un recupero di quel velocissimo difensore che tu hai detto che è Mannini. E Cucchi probabilmente che andrà al tiro, giocatore dalla botta micidiale. In effetti il tiro c'è, molto potente, molto forte, palla di poco alta sopra la traversa. Ancora un bel episodio di questa bella partita. Sì, colpita un po' di collo esterno, direi forse più di collo che di esterno, anche se ha tentato di girare un po', avete visto che Pagliuca comunque era piazzatissimo su questa palla, leggermente sopra la traversa. Poi è Bianchi che prova l'appoggio sulla sinistra per Cucchi, al limite ancora Cucchi, scambia bene Cucchi, attenzione solo, e mette in gol. Bellissima azione dell'Inter, combinazione Cucchi, Serena, Cucchi e gol del figlio d'arte Enrico Cucchi. 1-0 per l'Inter. Molto bello, perché quei sampdoriani sono andati dietro tutti alla palla, guardate Sereso e Pellegrini, e hanno trascurato completamente Cucchi, che quindi ha potuto ricevere lo splendido ritorno di Serena. Guardate i due sampdoriani come guardano dove vada la palla, invece di contrastare l'uomo, magari anche fargli un fallo di ostruzione e impedirgli di proseguire. Ancora meglio da qua, vedete la disattenzione, forse non dico la scarsa propensione difensiva dei due giocatori,
ma sicuramente ci sta, oltre alla prodezza dei nerazzurri molto bravi, anche una certa qual parte di errore difensivo. E rimessa in gioco per l'Inter che, lo ricordiamo per coloro che si mettessero in ascolto in visione in questo momento, sta conducendo per una rete a zero e termina in questo momento il primo tempo, rete realizzata da Enrico Cucchi al 38esimo a conclusione di un'ottima triangolazione. Rientrano le squadre negli spogliatoi. Per coloro che si mettessero in ascolto in visione in questo momento, ribadiamo che l'Inter è in vantaggio per 1-0, rete realizzata da Enrico Cucchi al 38esimo del primo tempo a conclusione di un'ottima triangolazione con Aldo Serena. Inizia in questo momento il secondo tempo, ma bisogna riprendere nuovamente perché evidentemente Gianluca Vialli ha grande voglia di ristabilire subito una situazione perlomeno di parità. C'è Morello che toglie il pallone da Mannini, ecco Serena davanti a Pagliuca, ancora Serena, l'ottima uscita del portiere, come un kamikaze si è avventato su Serena che non ha rallentato il passo, c'è stato lo scontro tra i due, buona opportunità dell'Inter e situazione diciamo anche francamente pericolosa. Tocca il suo secondo pallone Carboni, che prova una delle sue fughe, delle sue azioni sulla fascia sinistra del campo. Pallone poi toccato in direzione di Invernizzi, da questi a Vjerkovod. Prova la staffilata a Vjerkovod, risponde con il corpo Verdelli. E poi c'è un'altra conclusione di Vialli e para Zenga su questo tiro che possiamo sicuramente definire pericoloso. Ma pericoloso perché era in diagonale, improvviso, è rimbalzato in terra. Intanto rivediamo, vedete come improvvisamente lascia partire questa botta pericolosa, velenosa. Mancini che si appresta a battere quando siamo al 19esimo minuto, palla tagliata che arriva in area, c'è un colpo di testa di Vjerkovod e palla che viene respinta dalla traversa. Sampdoria dunque vicinissima al pareggio e vedremo Pietro Vjerkovod, mentre Berti probabilmente ha qualcosa da dire a Serena visto che doveva essere il marcatore di Vjerkovod. No, ma è stata una deviazione di Bergomi, Serena è stato sorpreso, anche Vjerkovod tutto sommato non ha potuto colpire molto bene proprio perché gli è giunta improvvisa questa palla, vedete, deviata da Bergomi che gli arriva a Zenga. Una combinazione Serena-Morello, poi la palla che è recuperata, vedete ancora dai giocatori della Samp, sulla destra Vialli affrontato da Cucchi, ancora Vialli in dribbling, converge, Vialli scambia con Victor, la palla è buona per Vialli, si allarga forse un po' troppo, è cannonata, deviata da Zenga, grande parata di Zenga ed è calcio d'angolo. Ma direi molto bella l'azione di Vialli che è venuto via caracollando, che ha cercato l'1-2 e che ha compiuto secondo me l'errore di voler tentare la conclusione da quella posizione. Fare gol è, non dico che sia impossibile perché nulla è impossibile nel calcio, ma era molto problematico. Qui sta il bello dell'azione, questo scambio molto preciso, purtroppo vedete che la palla gli va un po' larga, a quel punto deve metterla indietro per la corrente del compagno. C'è ancora un colpo di testa tentato dal giocatore della Sampdoria, era Victor, mentre vediamo che c'è stato lo scontro con Serena e i giocatori della Sampdoria reclamano il calcio di rigore, vedete le proteste dei blu cerchiati ed è ancora calcio d'angolo, il secondo per gli uomini di Boskov e ancora una volta l'1-2 o perlomeno il fraseggio non si perfeziona da parte dei giocatori dell'Inter. Vialli insiste, evita Matteoli, dà sulla sinistra a Carboni, Carboni alle prese con Bianchi, prova il cross, arriva il cross, esce Zenga, mette fuori e mette la palla alta sopra la traversa Beppe Dossena. Ghiotta opportunità, anche se non è mai facilissimo battere con una volée quando il pallone arriva abbastanza veloce. Come prima abbiamo visto Klisman cercandolo ardentemente perché queste erano o sono classicamente le sue palle da progressione in profondità. Vialli, attenzione, liberissimo, tira e sbaglia, pensate, 2 metri più in là del dischetto del rigore, dai 13 metri Vialli servito alla perfezione da Mancini, ha stoppato di petto e ha sbagliato la conclusione. Verdelli ha rilanciato nella zona di Morello che tocca per Breme, guardate che palla ha dato Breme a Morello che sta per entrare in area, inseguito c'è il suo pallone per Serena ed è gol, raddoppia l'Inter grazie soprattutto al bellissimo passaggio di Breme per Morello, azione travolgente, un po' fortuita poi la situazione in cui si è venuto a trovare Serena che comunque ha messo in gol, 2-0 per l'Inter. E ancora una volta nato da uno splendido 1-2, ecco vedete che Breme suggerisce perfettamente in corridoio in profondità, Morello riesce a resistere al recupero di Mannini, vedete come si allarga un po' per avere più tempo per il recupero, Vjerkovic fortunatamente non riesce ad andare al rinvio di piatto, avete visto la palla gli passa sotto,
ripartiamo dall'inizio, da questa splendida iniziativa. E non c'era fuorigioco perché Pari, avete visto qua che sta venendo nel teleschermo, il capitano col numero 4 teneva tutto in gioco. Vedete Vierco che non riesce a rinviare di piatto destro, la palla resta lì per Serena, non dico un gioco da ragazzi, ma abbastanza semplice deporre e suggellare questa coppa. Due giocatori attendono centralmente, la palla è poi per Mancini, dalle retrovie, palla per Vialli in buona posizione, tiro e la palla termina di poco a lato. Ancora una bella azione della Sampdoria, una bella conclusione quasi allo scadere ed è conclusa fuori l'azione di Vialli. Verdelli, il suo rinvio, ricordiamo ancora Inter in vantaggio nel primo tempo con Cucchi al 36esimo, raddoppio, ora è Morello in posizione di fuorigioco, raddoppio con Serena nella ripresa alla 41esimo. E l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Dunque l'Inter si aggiudica questa seconda edizione della Supercoppa.